è stata quella dell'articolo 81 della Costituzione, che adesso pone l'obbligo del pareggio di bilancio e anche del FUR. Il rigore dei conti viene ribadito anche nel nuovo primo comma dell'articolo 97, che ha retrocesso al secondo i principi di imparzialità e buon andamento. Significa che la buona amministrazione è solo quella che persegue e attua politiche di austerità a prescindere dall'interesse pubblico. In pratica sì, nel mio libro c'è un capitolo apposta, anzi il mio libro è impostato così, faccio tre parti e la parte culminante della terza e c'è scritto tutto quello che avete letto fino adesso e per prepararvi a capire questo. Quindi diciamo, se vi interessa c'è questa trattazione, comunque sì, la domanda contiene in sé la risposta è sì. Perché? La risposta è sì, ma è chiaro che si possono fare speculazioni molto articolate da questo punto di vista, perché è evidente che siccome dentro il buon andamento, l'imparzialità, esistono una serie, si incardinano un contenuto, una serie di diritti fondamentali, no? E questi diritti fondamentali non possono essere compressi, quindi non si può mai subordinare ragionevolezza, parità sostanziale, quindi buon andamento e imparzialità a altri valori finanziari, anche perché non c'è necessità, il punto è che non c'è necessità, perché il pareggio di bilancio o lo 0,5, queste cose, è ancorché corretto dal ciclo, che poi sto ciclo non lo riconoscono, perché se, cosa, no, se è in recessione sarà un ciclo negativo, no, perché sai, è un episodico, no, siete in recessione grosso modo da qualche annetto, anche se poi la vera recessione, il double dip è arrivata con le loro manovre, perché loro non potevano riconoscere il ciclo negativo, perché se loro riconoscevano il ciclo negativo, o meglio, questo del futuro, perché poi in realtà è dal 2014, o meglio sul 2015 con la manovra 2014 che si apre, però non lo potevano fare perché se no dovevano ammettere che la recessione l'ha provocata. Ma d'altra parte, poiché per arrivare a un deficit prossimo allo zero praticamente, no? Siccome il deficit è composto, come vi ho detto prima lavorando, il deficit è due componenti. Il deficit è direttamente proporzionale al saldo attivo del risparmio privato ed è inversamente proporzionale al saldo attivo delle partite correnti e dei redditi esteri, insomma il RNE. In sostanza, diciamo, partite correnti, saldo del bilancio dei pagamenti diminuisce il deficit, il risparmio privato aumenta il deficit in misura che dice Winnie Goddard, il grande economista della scuola di Cambridge, to the last cent, cioè queste sono implacabilmente coincidenti. Se io porto a zero, nella migliore delle ipotesi, o meglio nella migliore delle ipotesi, tendenzialmente dovrò avere saldo zero delle partite correnti, del bilancio dei pagamenti, e risparmio pari a zero. Ma questo nel libro lo rispondo a un certo punto. Però cosa succede? Che una posizione di equilibrio del bilancio dei pagamenti non è male. Sostanzialmente significa che tutto quello che esce in termini di valore, di merci, viene compensato da ciò che entra in valuta estera con le merci che io riesco a vendere. Se un paese riuscisse a farlo nel lungo periodo. Soltanto che se io ho risparmio zero, quindi ho saldo zero del CAP, oppure risparmio zero, significa che non ho la possibilità di ripristinare gli investimenti. Tra l'altro mi pare che pure Galloni lo accennare, ma nel medio-lungo periodo il saldo quindi è anche la parità, quindi la competitività commerciale, dipendono dal livello degli investimenti, che a sua volta dipende dal livello della domanda interna. Quindi questa è una ricetta per la stagnazione e la recessione, nel senso che si passa dalla stagnazione alla recessione, dalla stagnazione alla recessione. Già, grazie ancora.